Ottime notizie per chi da anni attende una casa. In arrivo 11 milioni di euro per la realizzazione di ben 162 alloggi di edilizia popolare. Saranno costruiti a Capodimonte. L'annuncio giunge proprio dall'assessore all'urbanistica Antonio Reale. Assessore, so che rispetto alla sua delega ci sono delle novità. Allora, la novità più importante che c'è in arrivo nei prossimi giorni per la mia delega riguarda l'housing sociale. Ecco, dopo tanti anni di attesa, probabilmente nei prossimi giorni arriverà il decreto di assegnazione delle risorse per l'edilizia, per l'housing sociale. Questo che cosa vuol dire? Quante risorse? Che cosa si potrà fare con questi finanziamenti? Questo significa che saranno 11 milioni di euro a fondo perduto che andranno per la realizzazione di 162 alloggi di edilizia residenziale pubblica e edilizia popolare, diciamo. In quali aree saranno costruite? Capodimonte. L'azienda che si era già aggiudicata in passato l'opera è la Pessina, ora stiamo cercando di contattare Pessina per vedere se è disposta ancora a realizzare o meno, perché diciamo, la Regione ci ha riconosciuto 11 milioni di euro a fondo perduto, però ha rimodulato il finanziamento e ha tolto 9 milioni di finanziamento a interessi diciamo, agevolati. L'azienda ci ha scritto che sta cercando dei nuovi partner per finanziare l'investimento e attendiamo una risposta loro. Quindi cosa può dire ai cittadini che da tempo attendono una casa? Allora, ai cittadini posso dire questa cosa, che erano 30 anni che a Benevento non si realizzava una opera di edilizia residenziale pubblica, edilizia popolare, diciamo, e dopo 30 anni con il nostro arrivo, il nostro avvento, diciamo, abbiamo già dato 50 autorizzazioni per costruire gli alloggi ACP e ora se realizziamo anche l'housing sociale posso dire che probabilmente in larga parte il problema della casa, l'emergenza casa sarà risolta. Veramente.